Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Alcuni giocatori ancora non arrivati sul crogiolo mi hanno fatto una domanda specifica che credo debba avere una risposta. Oggi tratteremo in modo esplicativo non come si svolge il gioco nel complesso o le sue regole, ma cos'è. Alcuni di voi potranno chiedersi: sì, Arconte, va bene, ma a che serve? Ebbene, la risposta sta nel fatto che questo video, attraverso esempi semplici e di facile lettura, potrà far comprendere ad ogni nuovo forgiatore la natura del gioco e il perché Keyforge è completamente diverso da ogni altro trading card game. A chi è rivolto il video di oggi? È rivolto ai forgiatori che hanno scoperto il nostro gioco di mazzi unici al mondo e se ne sono appassionati a tal punto che vogliono farlo conoscere a parenti ed amici, e dai nuovi giocatori che ne hanno sentito parlare ma non hanno mai trovato qualcuno che gli spiegasse la peculiarità che lo differenzia dagli altri giochi di carte suoi fratelli maggiori. Prima di iniziare volevo ringraziare Stefano di Grande Inverno ed Edoardo e Alessandro della fumetteria The Lost Dungeon per aver partecipato alla realizzazione di questo video e per annunciarvi che dal 31 maggio fino al 10 giugno si terrà il torneo di Keyforge Panoramix a Lecce, organizzato da Dan e Mitrux. In descrizione vi lascerò i link dove potrete trovare tutte le informazioni utili a riguardo per ogni negozio ed evento menzionato. Ed ora apprestiamoci a rispondere alla domanda: che cos'è Keyforge? Andiamo a dargli un'occhiata. Keyforge è il primo gioco di mazzi unici al mondo e questo lo rende totalmente diverso da qualsiasi altro gioco di carte collezionabili presente attualmente in commercio. Per gli altri TCG, dove per Pokémon sono presenti le tipologie rappresentate principalmente dagli elementi come tuono, acqua, fuoco, erba e così via, per Magic sono presenti i 5 colori, bianco, rosso, blu, nero e verde. In Keyforge saranno presenti 10 case rappresentate dai Sanctum, i Brobnar, i Logos, i Dis, la Federazione Stellare, le Ombre, i Selvaggi, la Repubblica Sauriana e gli ultimi arrivati, gli Insondabili. 3 di queste casate, selezionate casualmente da un algoritmo matematico, faranno parte del vostro unico. Quando si parla di unico, si intende proprio il significato più stretto della parola. Infatti, acquistando il vostro primo deck, non vi servirà comprare booster pack, le comuni bustine per intenderci, come succede per Magic, Pokémon o Yu-Gi-Oh!, dove potrete trovare elementi utili per costruire o potenziare il vostro mazzo. Nulla di tutto ciò. In Keyforge ogni singolo insieme di carte non sarà modificabile. Ma procediamo step by step, iniziando da come ottenere il primo mazzo. L'unica cosa che dovrete fare per iniziare a muovere i primi passi sul crogiolo, pianeta sul quale si svolgeranno le vicende dei servitori che utilizzerete durante la partita, sarà recarvi presso la vostra fumetteria di fiducia e una volta là chiedere un mazzo dal costo indicativo di 10 euro per iniziare da subito a giocare. Di sicuro alcuni di voi avranno notato delle differenze abbastanza evidenti. Analizzando le varie scatole dove le carte sono contenute, infatti, e facendo un confronto con i grandi tre, rappresentati per l'appunto da Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh!, si noteranno immediatamente le prime differenze fondamentali che distinguono questi ultimi da Keyforge. Prendendo in esame un campione di prodotti, in ogni starter deck dei Big Three potrete trovare una lista dettagliata delle carte presenti nel mazzo,
direttamente sulla confezione o facendo una ricerca su internet. Mentre per Keyforge, acquistando una qualsiasi scatola o bustina, non troverete assolutamente nessuna voce che ne riporti il contenuto in modo dettagliato. E qui potrebbero sorgere le prime domande. Come mai non ci sarà nessuna lista? E come farò a capire quali carte mi capiteranno? Come farò a scegliere il mazzo che mi piace con le casate che a primo impatto mi ispireranno più fiducia? Almeno queste sono state le considerazioni che ho fatto io quando mi è stato presentato il gioco. Ebbene, in Keyforge non funziona come nei tradizionali giochi di carte collezionabili. Sul crogiolo le cose vanno diversamente e seguono una logica tutta loro. Scopriamo quindi assieme come rispondere ad ogni singola domanda per fugare ogni dubbio nella maniera più semplice possibile. Come già accennato in precedenza, ogni mazzo di Keyforge sarà formato da 3 case scelte in modo casuale tra un totale di 10 fazioni disponibili in gioco. Ogni casata avrà al suo interno un assortimento di 12 carte ciascuna per un totale complessivo di 36 carte per deck, più una carta arconte, chiamata anche carta identità, che avrà la lista completa degli elementi che ci saranno nel mazzo. La cosa interessante comunque sarà che voi non scoprirete quali case, carte o combinazioni tra esse troverete all'interno del deck fino a che non aprirete la confezione nel quale esso sarà contenuto. Solo allora porterete tutto alla luce del sole. Alcuni di voi potranno chiedersi: questo non rappresenterà una debolezza? Al contrario, qui sta la forza di Keyforge. Ogni singolo giocatore non saprà quali mazzi otterrà fino al momento prima dell'apertura della scatola. E con le varie modalità di torneo, partendo dal Sealed, passando per l'Adaptive e le ultime 2 avventure multigiocatore, fino ad arrivare al classico formato Arconte, qualsiasi mazzo, debole o forte che sia, potrà trovare spazio sul palcoscenico del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Non tralasciando inoltre il fatto che ogni mazzo sarà diverso l'uno dall'altro. In che senso? Quando si è parlato di unico nel significato più stretto della parola, si intendeva proprio che ogni deck sarà il solo ad avere quelle caratteristiche con quelle carte al suo interno al mondo. Nessun altro giocatore avrà il vostro stesso insieme di carte, soltanto voi. E ciò rappresenterà l'assenza di un elemento fondamentale per gli altri TCG che in Keyforge non sarà presente. O quasi, ovvero il meta. Per chi non lo sapesse, il termine meta, acronimo di Most Effective Tactics Available, intende l'insieme di combinazioni più vantaggiose rispetto ad altre che potrebbero garantire la vittoria in modo più semplice ed efficace. Perché allora in Keyforge esso sarà quasi inesistente? A differenza di Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh!, dove sono state create delle tier list con i mazzi più forti attualmente conosciuti, nel nostro gioco di mazzi unici al mondo saranno presenti alcune casate piuttosto che altre. Ma ciò non garantirà assolutamente che la presenza di una determinata fazione renderà lo stesso deck vincente. Logos, ad esempio, è una delle case più giocate, ma non sempre uscirà un mazzo con un assortimento di carte valido. Potrebbe anche essere una sezione dei meccanici e scienziati del crogiolo poco potente, con servitori, artefatti, migliorie e azioni che all'atto pratico non incideranno sulla partita in corso e che potrebbero addirittura giocare a favore del vostro avversario. Anche creature come Infornace, ad esempio, sono discretamente presenti in vari unici, dato che esso nello specifico fornirà un vantaggio quasi sleale al forgiatore che lo giocherà. Per scoprire quali saranno le carte da conoscere se siete dei principianti della forgia,
Potrete cliccare con la rotella del vostro mouse sulla scheda appena apparsa in questo momento o guardare il video consigliato attraverso il link che vi lascerò in descrizione. Quindi, avete appena sbustato il vostro primo mazzo e guardando le carte in esso contenute vi verrà voglia di fare qualche piccola modifica per aggiustare il tiro. Ok, c'è un'altra cosa molto importante che dovrete sapere. Una volta che avrete sotto mano il vostro deck, esso non potrà, come è stato accennato ad inizio video, in alcun modo essere modificato. Vediamo questo concetto più da vicino. Le 36 carte presenti in un unico riporteranno sulla parte frontale, in basso a destra, il nome dell'arconte di riferimento e sul dorso della carta la stessa illustrazione con rispettivo codice colore e le casate presenti sulla carta identità. Questo renderà ogni singolo elemento vincolato al mazzo, non permettendo in alcun modo di modificare la consistenza e la struttura di quest'ultimo. Detto in parole povere, il deck, così come lo si tirerà fuori dalla confezione, dovrà essere giocato. E questo significa che la differenza la farà principalmente l'abilità del giocatore, che dovrà imparare a conoscere e comunicare con il proprio mazzo in maniera profonda. Questo è il secondo punto di forza di Keyforge, a mio personale parere, che permetterebbe per assurdo ad ogni nuovo forgiatore di riuscire a partecipare a tornei di caratura mondiale con soli 10 euro di spesa. Cosa che invece per altri giochi di carte collezionabili non succede, essendoci mazzi che possono raggiungere anche cifre che si aggirano attorno alle migliaia di euro per essere assemblati. Non si potranno inoltre, ripeto, avere mazzi con 40 o più carte come in Yu-Gi-Oh! O 60 e più come in Magic, ma uno standard di 36 per ogni singolo esistente. Analogia presente anche in Pokémon, dove ogni mazzo deve obbligatoriamente possedere 60 carte, non una di più né una di meno. Questo delinea il fatto che Keyforge e diversi forgiatori più navigati storceranno il naso a questa affermazione, ma si vuole far capire a chi sta iniziando, non è un gioco di carte collezionabili, ma un gioco di mazzi collezionabili. Così che durante i tornei potrete scegliere i migliori tra quelli che avrete a vostra disposizione. Quindi non sarà una sola carta o un abbinamento tra esse a fare la differenza, ma intere strategie contenute dentro un deck, da poter sfruttare durante un torneo o una semplice partita. Prendendo ad esempio alcuni tra i miei mazzi personali provenienti da altri giochi di carte collezionabili, ci sarà una sola strategia che, se seguita, potrà portare lo stesso insieme di elementi a prevalere contro deck avversari. Per Keyforge, a forza di giocare il vostro unico, scoprirete non una, ma più strategie che si riveleranno man mano che imparerete a familiarizzare con il vostro mazzo. Ovviamente gli esempi che ho proposto non sono da prendere in considerazione come una costante per ogni mazzo presente sia in Magic che in Pokémon. Esistono varianti estese che propongono più modi di agire in un singolo deck, ma il più delle volte richiederanno anche delle somme abbastanza cospicue per essere realizzate. È anche vero che in Keyforge ci sono quelle sinergie tra carte che sono più che conosciute tra i membri della community, ma giocando partita dopo partita scoprirete che il vostro unico avrà da offrirvi più che un modus operandi per riuscire a forgiare la tanto desiderata terza chiave. In sintesi, Keyforge è il primo gioco di mazzi unici al mondo. Non sarà necessario acquistare starter deck per poi integrare elementi esterni per potenziare il proprio mazzo. Ogni singolo unico presente in gioco sarà esclusivo e diverso da qualsiasi altro presente al mondo e non potrà essere modificato in alcun modo. Ogni insieme di carte dovrà essere giocato così come lo si trova.
Non essendoci deck building, il mazzo fornirà tutto il necessario ad un singolo giocatore per iniziare a forgiare già dal minuto successivo all'apertura della confezione. Non essendo presente un vero e proprio meta, qualsiasi deck potrà essere giocato senza preoccuparsi di trovarsi contro la propria nemesi. Il giocatore con più conoscenza del proprio unico, con una capacità di lettura migliori e che saprà districarsi nei momenti più duri grazie anche ad un pizzico di fortuna, riuscirà a prevalere. Quindi giocate il più che potete il vostro unico per scoprirne tutti i segreti più reconditi. Per quanto riguarda invece le varie edizioni, il mio consiglio è quello di partire dalle ultime due, Mutazione di Massa e Ondata Oscura, ma dipenderà dalle vostre esigenze. In descrizione e attraverso la scheda che è appena apparsa in questo momento, vi lascerò il video che tratterà nel dettaglio questo tema, così che potrete ricevere tutte le risposte che vi serviranno a fugare ogni dubbio. Per qualsiasi altra domanda o perplessità, sentitevi liberi di chiedere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad Ondata Oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.